Dovete adunque sapere, delicate donne, che vicin di Sicilia è una isoletta chiamata Lipari, nella quale, non è ancora gran tempo, fu una bellissima giovane chiamata Costanza, d'assai nobile famiglia dell'isola nata. Della quale un giovane che dell'isola era, chiamato Martuccio Gomito, assai leggiadro e costumato e nel suo mestiere valoroso, si innamorò. La giovane, la quale senza misura della partenza di Martuccio era stata dolente, udendo lui con gli altri esser morto, lungamente pianse e decise di non voler più vivere. Costanza, io ti menerò in casa d'una buonissima donna saracina, alla quale io fo molto spesso servigio di sue bisogne, ed ella è donna anziana e misericordiosa. Io le ti raccomanderò quanto io potrò il più, e certissima sono che ella ti riceverà volentieri e come figliuola ti tratterà, e tu, con lei stando, ti ingegnerai a tuo potere, servendola, d'acquistar la grazia sua, insino a tanto che Iddio ti mandi miglior ventura. E come ella disse, così fece. E udendo che il re di Tunisi faceva grandi preparativi militari a sua difesa, disse ad un di quegli li quali lui e i suoi compagni guardavano: se io potessi parlare al re, io gli darei un consiglio per lo quale egli vincerebbe la guerra sua. La guardia disse queste parole al suo signore, il quale al re riferì subito la cosa, per la qual cosa il re comandò che Martuccio gli fosse portato. Senza dubbio, se cotesto si potesse fare, io mi crederei essere vincitore. Signor mio, se voi vorrete, si potrà ben fare, e udite come. A voi convien far fare corde molto più sottili agli archi dei vostri arcieri di quelle che comunemente s'usano, e appresso far fare frecce, le cocche delle quali non siano buone se non a queste corde sottili. Quando la giovane il vide, presso fu che di letizia non morì, e non potendosi trattenere, subitamente con le braccia aperte gli corse al collo e a bracciollo. Quivi Martuccio la sposò e grandi e belle nozze fece, e poi, appresso, con lei insieme, in pace e in riposo, lungamente goderono del loro amore.